Questo è uno strumento molto utile per misurare la qualità della nostra acqua distillata. Si chiama TDS, ovvero l'acronimo di Total Dissolved Solid, e serve per determinare la concentrazione di sali che abbiamo nella nostra acqua. È molto semplice da utilizzare, adesso vi mostrerò come si fa. Prima di iniziare volevo fare un ringraziamento alle mie due assistenti, ora ve le presento. Lei è Dionea, sempre a bocca piena, e lei è Muscicula. Allora, vediamo come si utilizza questo strumento. È molto semplice. Si procede rimuovendo il tappo. Sul display noi leggiamo ppm, ovvero parti per milione. Fino a 50, 60 la nostra acqua è valida per le piante carnivore. Chiaramente più è basso il valore, migliore sarà la qualità della nostra acqua. Allora, facciamo una prova. Questa è acqua piovana. Inseriamo questa parte all'interno del nostro bicchiere e il risultato è 0 ppm, 1, diciamo, quindi è perfetta come acqua. Facciamo una prova invece con l'acqua del rubinetto. Si inserisce sempre questa parte all'interno del bicchiere e vediamo che il risultato è 104. Non va assolutamente bene per le nostre piante. Proviamo ora invece con l'acqua derivante dall'impianto a osmosi. Tengo a farci una precisazione, questo impianto è da un po' che non cambio filtri, quindi non mi aspetto una grande acqua. Vediamo il risultato. Diciamo sì che siamo nel limite dell'usabile. Quindi, come abbiamo visto, l'utilizzo di questo strumento è molto molto semplice. Un saluto da parte di Dionea e di Muscicula. Grazie per aver guardato il video. Se ti è piaciuto, metti un like ed iscriviti al canale. Ciao, alla prossima!